Amici miei, andiamo avanti con questo volo all'Arlock. Andiamo. Ehi, aspetta! Arriviamo. Ah, mi ritorna con lui. Ottimo. Ottimo, ottimo. Qui abbiamo il santuario elfico, gli occhi di Odino, il crogiolo non mi ricordo che missione è. Aspetta un attimo, ah, ok. Qui vabbè, abbiamo le varie cose, sì. No, dai, andiamo. Merda, lo stomaco. Non riesco a digerire il caffè stamattina. Andiamo direttamente da. Freya. Andiamo a Vanaya. Grande! Passiamo da Freya. Sì. Sono contento di poter venire. Ma cos'è successo l'ultima volta che sei stato a Vanheim? Ancora non capisco come hai convinto Freya a non ucciderti. Al suo villaggio l'abbiamo liberata dalla magia di Odino. Ha capito che non ero suo nemico. Ti sei anche perso quando Brock è stato sollevato a culo in su nel campo di Freyr. Avete conosciuto Freya? Com'è? Diverso dalla sorella. Gli manca la sicurezza. Sì, ma perdona più facilmente. E non è un leader. Ma ha un buon cuore. Ti piacerà, ragazzo. Ok. Wow, è bellissimo. E umido. E anche pericoloso. Più pericoloso di El. Chi Alfa? Di El non lo so, però. Il campo di Freyr è a destra. Senza fretta, eh? Non capita spesso di vedere un nuovo regno. Ok. Aumenta di 2 la difesa, cazzo, non sarà troppo. Andiamo. Campo di Freyr sia. Vediamo che hanno fatto i Vanir in nostra assenza. Come starà Freya? Sa cavarsela. Passiamo comunque da lei, vero? L'esercito del fratello è in svantaggio numerico e le devo molto. Ok. Questa cosa è meravigliosa. Penso di fare qualche secondaria prima di restituire il gioco. Però ora voglio godermi la trama. Come faccio sempre, ok, le secondarie le faccio dopo. Anche il primo God of War ne fate un bel paio dopo. Quindi. Sembra una canzone di Vanheim che sentii un tempo. Grazie mille. Ok. Non c'è nessuno. Dove sono tutti? Sta attento. Non mi piace, fratello. Kratos, Atreus, splendida riunione, inaspettata ma splendida. Ci conosciamo? Impossibile. Sei quello che penso? Tu, subdolo bastardo, sono quasi lieto di rivederti e per una volta in sembianze di uomo, più o meno. Allora è così che ti hanno reciso la testa. Ora smetterai di essere il bugiardo ubriacone orbo e maniaco che eri.
Lui era molto più maiale di me. Io non ti conosco. Non sai riconoscere la tua opera? Il Disvini! Ti ricordi quando abbiamo incontrato Freya nel bosco? Dopo che io... Oh... Sono tanto, tanto dispiaciuto per questo. È il cinghiale di Freya. Il suo consigliere e amico. Consigliere dei Vanir. Quando ero in esilio a Midgard, ero intrappolato nel corpo di un cinghiale. Poi mi hai colpito. Al mio comando. No. La freccia è mia, lo sbaglio è mio. Acqua passata. Vanheim ha bisogno del nostro aiuto. Persino dell'aiuto di Mimir. Venite. Però attento a dove punti quelle frecce. Non ho la pelle spessa in queste sembianze. Quando sei pronto possiamo uscire. Dove andiamo? Ho un favore da chiedere. Ora ti spiego. C'è il... Vabbè che è inutile il banco da lavoro adesso. Mi sono potenziato prima. Andiamo. Dov'è Freya? È venuta qui per aiutare il fratello. Guida il gruppo di ricerca per Freyr e Bigvir. Li hanno presi gli Aenerir. Com'è successo? Un agguato. Sono più numerosi di quando siete stati qui. Come se non bastasse, i lupi celesti non si vedono da giù. O almeno credo. Difficile tenere traccia del tempo senza luna in cielo. Niente luna. Come sul loro altare. Quale altare? Storia lunga. Vuoi che diamo loro un'occhiata? Ve ne sarei grato. Siamo a corto di uomini. E se c'è qualcuno che può aiutare Scoleati, è un gigante. Molto bene. Freya ha detto che sapete proseguire. Non deludetemi. Seguite il sentiero, troverete la loro tana. Buona fortuna. Grazie. Però prima voglio esplorare qui. Ci sarà un... uno scrigno, un qualcosa. Sì, ma l'avevo già preso, grande. Fortissimo, andiamo via. Via subito. E non colpite i cinghiali. Dici che mi ha perdonato per averlo ferito. Credimi, ragazzo, se quel vecchio suino fosse risentito, lo sapresti. Che è successo tra voi due? Il solito, malintesi, contrasti, promesse infrante, niente che possa interessarti. Non sono interessato, sono curioso. La curiosità è un'ottima cosa, così come la riservatezza. Ok, ok, hai ragione. Dai, ti avevo preso, non mi avvelenare. Ok. Madonna, ma lì ora... Che non ha senso, non dovrei avere mal di gola. Merda. Merda, merda. Ok. 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 Ok, dai. Meno male che c'è Atreus e non Beocchio stavolta. Ok. Ok, merda. Che cazzo è sta roba? Allora. Ok. Ritorna lì, vai. Allora. Coglione io. Vai.
cielo, eh. Che... Vai, you merda, fatto la cazzata dell'anno. Ok. Ringraziamo Kratos per questa informazione meravigliosa. Non abbiamo una barca, amici, noi non abbiamo una barca, quindi andiamo via. Andiamo via. Ok. Prova la Nocken, rende questi cosi più forti. Ok. Muori. Allora. Ce n'è più di una, non vale così. Ok. Ecco, e state zitte. Ok, quanti cazzo sono? No, ha alloccato un nemico. Non volevo che questa cosa succedesse. Ok. Ma io, scusatemi, che furia di Sparta ho? Ho lì di Sparta, ma li faceva esplodere un tempo. Vai. Ok. Su. Allontanati. Che culo. Ok, ottimo. Volevo prima farmi un giro. No, prima devo mettere in pausa il video. Rieccomi. Quindi, se andassi di qua, scoprirei lo scrigno più bello del mondo, vero? Vero? Lì. Dai, che la volta scorsa non l'ho preso. Su. Su. Cerchi un altro bottino, eh? Ho visto una fucina lì al campo di Freyr. Brock ha sempre dato loro una mano. Ah, non hai conosciuto Lunda? Chi è Lunda? Una vecchia coetanea dei fratelli Ultra. Lavora come fabbro di Freyr, mantiene la squadra armata ed equipaggiata. Wow, un altro fabbro leggendario. Avrà un sacco di belle storie. Sii prudente, Atreus. Cosa? Perché? È molto... amichevole. Oh, baggianate, troppo giovani non le piacciono. Cosa? Va bene, dopo... dopo questa perla andiamo. Sai, ragazzo, con questa escursione a Vanheim hai visitato tutti e 9 i regni. Ah, hai ragione. Pochi mortali hanno compiuto tale impresa, eppure pochi dei. Persino tuo padre non ha mai varcato la soglia di Asgard. Non ho alcuna fretta. Il Disvini ha detto che Freyr e Bigvir sono stati presi. Bigvir è l'elfo chiaro che voleva saperne di più sulla biblioteca di Alfheim, vero? Sì, un erudito in esilio sposato con la guerriera Beyla. Perché in esilio?
L'intera storia dovresti chiederla a lui, ma credo che il suo tentativo di unificare i popoli con Beyla fu mal visto. Beyla è un'elfa scura? Sì. Wow. Beh, la cosa solleva ancora più dubbi. Spero stia bene. Ok. Lo posso... Ah, beh, certo. Ok. Mi stavo per chiedere se lo potessi fare senza ferio. La Nocken rende questi cosi più forti. Perché c'è una Nocken? Ah. Ok. Via. Aspetta. Sì. Ok. Vai, Kratos. Che fai? Figlio della merda. Dai, che tanto adesso ti muore la famiglia. Bella lì. Ok. Collo, ti prego, schiocca. Ovviamente non succederà. Qui c'è qualcosa. E dopo un po' quando troviamo poesie, tipo. E compagnia. Oh. Ora. No. Bello. Ok, uno è andato. Poi. C'avevo laggiù, no, ovviamente no. Qui c'è un altro. Ok. Ok. Facciamolo fuori. Ok. 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 Sono un coglione, ho sbagliato tasto. Ne alzati. Altro tentativo. Sentite la suonia di mio padre proprio nell'anima. Sono proprio sentita. Dai. Uno, due, tre, quattro, cinque. Due, tre, quattro e cinque. Uno. Questa cosa è meravigliosa. E allora ti faccio un po' il culo. Ok, no, era meglio questo. Ok. Si è mezzo compenetrato con la Zeus. Ok. Mimir, il Ragnarok inizia con scolle e adi che raggiungono il sole e la luna, vero? Così fu predetto. È la profezia. E dopo l'esperienza con le norne, le profezie ci hanno parecchio stufato. Ma Odino ci crede ancora. Forse è per questo che gli Ainiriar hanno rubato la luna. Vuole evitare il Ragnarok. O si prepara a esso. Combatte una guerra in questo regno per distrarre i nemici. Già. Può essere. Ok. L'ho preso? Ovviamente no. Così? Sì, l'ho preso davvero. Ok. Così no. Così sì.
E manchi solo tu. Aspetta, ragazzo, mi serve. No. Ok. Ottimo. Ok. Così. Grande. Grande, grande. 4. Immaginavo. Ok. Bene. Bene, bene, bene. Ma possiamo andare. Felice di incontrare scolleati? Ecco, ho sentito tutta la loro storia da te. Sarà strano incontrarli di persona. La leggenda incontra la realtà. Se non altro sarà divertente. Hello. Salve. Forse stanno dormendo. Bene, eccoli qua. I leggendari lupi celesti. Divertimento a non finire, come promesso. Ricordi l'altare? Non si sono ricongiunti con il cielo fino al ritorno della luna. E poi hanno inseguito una freccia. Ok, bene. Meglio trovare la luna e rimetterla al suo posto, no? Davvero normale dire una cosa del genere. Secondo l'altare di Scolleati, gli Aeneriar hanno un ruolo. Hanno messo la luna in una scatola, se ricordo bene. Ma non si sa dove hanno preso la scatola. Già, è il brutto di usare una profezia come mappa, dico bene? Penuria di dettagli. C'è un accampamento militare nel villaggio accanto. Una fortezza ne protegge le ricchezze. Cominceremo da lì. E a parte i Disvini e gli Elfi, chi fa parte dell'esercito di Frey? Non proprio un esercito. Però Birgir era un soldato, seguiva la via dei viandanti. Sarà molto abile con quella sua gigantesca spada mozzata. Un viandante che non vuole ucciderci. Non male. Ok. Ok. Bene così. Possiamo andare. Parla come mangi. Allora. È una mezza citazione a Yotobi, mi ricordo che fa aveva fatto una cosa del genere. In un let's play. Però non mi ricordo minimamente quale. Sei un cane maledetto. Ok. Bella lì. No, Teus, quello è. Ok. Andato. Stava andando a finire. Allora. Nel coso. Pensavo potessero farlo. Un nuovo nemico. Sta attento, vero? Esatto. Grande. Giusto. Verdeggiante. Che cazzo vuol dire verdeggiante? Boh. Questa cosa è meravigliosa. Vai. Rieccola. Sanno che stiamo arrivando. Incredibile che sia deserta. Si nascondono. Non tutti i Vanir sono guerrieri esperti come la nostra Freya. Chi è sopravvissuto al conflitto preferisce nascondersi nella giungla sotto uno scudo naturale. E non è così sbagliato, effettivamente. Voglio dire, tutti i torti. Non fa nemmeno dire che li hanno. Ok.
Grande. Ah, con la lancia? Ok. Questo muro, lo sfondo e poi attacchiamo. Sì. Vuoto. Dove sono tutti? Mi sa di avere una bella grossa, perché vedo... Ehi, c'è la luna. La scatola. Laggiù. Deve essere lì. Ok. Proprio un agguato. Sì. È proprio un agguato qui, però devo cascare. Cioè, non è che... Possiamo arrivarci da quassù. Come da quassù? Per scendere devo salire? Ah, sì. Beh, Vateos. Ecco. Ok. Attento, fratello, sei coperto di Bifrost. Ok. Allora. Sì, riprovaci. E ora esplodi un pochino. Perfetto. Questa furia di Sparta, secondo me, continua a essere la migliore. Se solo sapessi controllarla. Ok. Dai. Io mi sto ingattando il naso mentre attacco. Ok. Bifrost a sinistra. Ok. No. Dietro di te. Ma anche davanti a me, c'è un po'. Un po' ovunque, ecco. Ok. Vabbè, ho capito, fratello mio, però. Ok. Ok. Sopra di te in arrivo. Che vuol dire sopra di me? Vuol dire quello. Ok. Ok. No, merda. L'ho detto anch'io, fidati. Ok. Andato. Forse le forze di Odino verranno intaccate, almeno per ora. Dubito che Asgard sarà corto di soldati. Ok. C'è alta vita sparsa per il per la mappa, sì. Quanto siamo di video? Va bene così. Dove cambiarmi felpa? Perché è veramente caldissima, cazzo. Ma mettere a posto la luna? Ok, sì. È proprio strano da dire. Sta per accadere qualcosa. Beh, lo so per lui. Veloce, sta scappando. Dai. Su. Un doppio agguato. Ok, non me l'aspettavo. È tipo Groody cattivissimo, ma... Centro. Ok. Sì. Merda. E mi devi dare un attimo, Teus. Non è che ho un mouse che posso mirare con velocità. Madonna. Quando esce su PC io me lo rigioco. Credo che esca nel 2024, può essere. Merda, è rosso, non l'ho visto.
Va bene. È stato un piacere. Non sei morto? Ok. Ancora lassù. Un'altra imboscata, davvero? È la volta buona. Non sono furbi. Già, pure quello. Sai, di quello che stiamo facendo, quasi tutto combacia con ciò che abbiamo visto nell'altare di Skoll e Ati. I lupi sono tornati a Vanheim. Noi stiamo salvando la luna. Sì, ricordo la profezia. E non ti preoccupa? Se tutto ciò che stiamo facendo è successo nell'altare degli Jotnar... Ricorda il patto. La profezia non determina le nostre azioni. Già. Aiutiamo gli alleati. È ciò che conta ora. Non sapevo dove andare dall'altra parte, quindi... Niente, inseguiamo la prigioniera della luna la prossima. È diventato davvero cattivissimo.